la carriera e lei ha sempre fatto un gruppo di partite nel corso dei vari campionati, tra Napoli, Vicenza, mi pare Udine. Sì, l'ho girato tanto. Insomma, no, sempre quasi giocato. No? Le mie condizioni purtroppo non sono delle più ottimali. Se dovessi dare una percentuale, siamo intorno al 30, non voglio sbilanciare troppo, 30% più o meno. È come se avessi cominciato il ritiro pre-campionato adesso. Quindi, stando 3 mesi intervallati da qualche allenamento, quindi purtroppo mi ha anche bloccato questo infortunio appena arrivato qua. Senta, per quanto riguarda il gioco scalato, dove è il polso più importante della difesa del Cosenza? Per il momento non abbiamo avuto l'opportunità né il Cosenza né lei, insomma, di mettersi in campo. Ha seguito un po' all'evolversi della situazione, che lei si è fatto, soprattutto in prospettiva, perché per fortuna adesso non è partita decisiva, queste 7 che rimangono. Ma sì, io sono venuto a chiusura di mercato. Anch'io mi auspicavo di poter giocare con continuità, cosa che non è avvenuta perché praticamente mi sono infortunato subito. E poi c'è stato il cambio società e cambi allenatori vari, quindi diciamo che nell'ultimo periodo forse si sta trovando un po' più di continuità. Parlo di risultati, è normale che manca una vittoria dove tutto quello che hai fatto nelle precedenti partite devi dare un seguito, quindi con la vittoria magari riesci a ottenere questo. In soldoni quel 30% si può tradurre in 20 minuti di gioco domenica? No, io mi auguro qualcosa in più, una bella mezz'oretta fatta bene, beh, normale, io posso anche, normale, mister è quello che decide, posso anche giocare una partita intera, beh, normale che nell'arco di una partita passi delle fasi che di stanca, diciamo, quindi però credo che una mezz'ora riesco a durare. Sì, una difesa sempre con qualche pezzo, questa volta non chiara Tacrei, però per la prima volta il domenica non si è preso gol. Questo è stato un bene, è normale che per far sì che i risultati avvengano devi innanzitutto cercare di non prendere gol. Poi magari nell'arco di una partita uno riesce sempre a trovarlo per cercare di fare il risultato. Speriamo che questo avvenga già domenica. Se faccio l'idea di questo finale di campionato, ci ho visto ci sono le condizioni per evitare i play-out, che sarebbero una beffa, diciamo, sportiva, perché è successo, insomma, queste situazioni sul campo si riflette sempre quello che è intorno alla squadra, alla società, all'ambiente e tutto. Ma io mi auguro che si riesce, che riusciamo a salvarci senza fare il play-out. È normale che già la partita di domenica ti può dare qualche indicazione e poi hai anche altri scontri diretti in casa, quindi è normale che devi cercare di vincere di quelli in casa, poi magari fuori casa qualche partita non la perdi e magari riesci a fare un colpaccio. Questo campionato si è fatto un po' l'idea di quelle che sono le squadre della Valle del Ma guardi, io un'idea vera e propria non me la sono fatta, sono sincera, anche perché non, prima di venire qua non seguivo, poi appena venuto qua mi sono infortunato subito, quindi non ho avuto modo né di vedere gli avversari né di conoscere i giocatori, quindi sono proprio ignaro della situazione purtroppo. Però questa sua esperienza potrebbe essere guarda in più le presenze in questo finale di stagione, in questo momento, come si può dire, la palla a volte si vede nei piedi di alcuni giocatori, anche tra i più esperti, che non riescono a fare con tre più elementari. Può essere una di più, cosa si sente di dire? Beh, sicuramente sono un giocatore più esperto rispetto a qualcun altro, ho già vissuto situazioni del genere, quindi più o meno sulle spalle ho qualche un po' di esperienza sotto questo aspetto. Normale che quando le cose non vanno bene non è mai facile giocare. È anche vero che magari il pubblico ti deve aiutare e in campo i compagni
si devono aiutare, quindi tutte componenti che fa sì che passi questo momento difficile. Quando è arrivato lei qui, l'aveva provato il mister a 4 insieme al Cotroneo nei due centrali. Adesso in questa chiave che la squadra diciamo sta trovando sul bandolo giocando a 3, quale potrebbe essere la sua posizione in campo in difesa? Ma io ho fatto, nel mio passato ho fatto sia difesa a 3 che difesa a 4, quindi non ho mai avuto problemi. Normale io faccio il centrale, nel caso dovesse essere una difesa a 3 sono quello centrale. E ho giocato anche a destra, a sinistra, però dove prediligo di più è la zona centrale. Lei è destro? Mi sono dimenticato, ma scherzo. No, sono destro, sì. Però diciamo che col sinistro so rilanciare col sinistro. Dico così. Il sentire naturale è il destro. Ambi destro. No, questa partita con Genoa è una partita, diciamo, da vincere. Vincendo, come ha detto lei, diciamo, la classifica prenderebbe naturalmente un'altra piega. Certo, perché ti ripeto, è uno scontro diretto, quindi a maggior ragione ce l'hai in casa e quindi devi sfruttare al massimo le potenzialità che ti si propongono. Il fattore campo, un momento che sembra che ci stiamo un po' riprendendo sotto l'aspetto dei risultati, quindi è normale che se vinci la partita domenica, allora guardi in avanti con un occhio diverso. Potrebbe giocare a più minuti? Non lo so, anche perché ho ripreso. Ma assolutamente no, non l'ho mai fatto. Quindi problemi non ne ho. Se il mister decide di buttarmi subito dentro, io accetto volentieri. È normale che non so quanto posso durare, però ci sono. Ringraziamo Scarlato perché un po' di autonomia fa bene. Grazie. Ti ripeto, hai una Berretti di 90, cioè ci sono guaglioni da avere i prospettati. Ah, yes! Però ci manca Franzese, ben fortunato. Ci manca Michael, sì. Ma come è Franzese? È buono. Certo. Ma non lo provo. Ma sto facendo palestra. Scalato danno, tocchi, in aromone. Pronto? A destra abbiamo De Rosa o Platto. De Rosa. Corriamo.